prima edizione del torneo di maggio, finalmente è tornata a maggio, appunto dopo i 2 anni di stop del Covid. Nadia, cosa ci vuoi raccontare di questi giorni? Ormai siamo quasi all'epilogo di questo torneo. Ma guarda, è cominciato ieri, il tempo ha tenuto per ora, faccio gli scongiuri. Ieri è stata una serata bellissima con la gara delle botti, è arrivata tantissima gente, le bettole erano piene di famiglie, di gente, è stato molto bello. Questa sera la sfilata, siamo al momento riusciti a fare tutto e il tempo sta tenendo. Domani giornata dedicata ai bambini e alle famiglie, infatti ci saranno gli stage, le ambientazioni, gli spettacoli, quindi una giornata bella piena e sarà l'ultimo giorno di questo torneo che è andato molto molto bene. Un torneo appunto che ritorna dopo 2 anni, l'anno scorso una parentesi un po' a maggio, un po' a settembre. Trovi che sia cambiato qualcosa rispetto a prima del Covid? A parte il cambio generazionale, che io mi sento vecchissima perché sono tutti ragazzini giovanissimi ed è una cosa molto positiva per questa manifestazione perché vuol dire che andrà avanti. E poi forse c'è molta più voglia di fare festa e quindi siamo molto contenti. Infatti in ogni angolo vedi gente che è allegra, fa festa, è felice, siamo contenti. Regina Berta e Re Arduino quest'anno cosa si porteranno a casa secondo te di questa esperienza? Allora guarda, la regina mi ha detto: mi voglio godere ogni minuto, non voglio proprio perdermi nulla, e così è stato finora. Stasera il re è arrivato a cavallo, che è un grande ritorno ed è stato bellissimo lui con i suoi cavalieri, e quindi credo che sia per noi che siamo contenti di averli scelti, ma anche per loro sia stata un'esperienza magnifica. Prossimi appuntamenti della Proloco? Allora, adesso ci prendiamo un attimo di pausa, faremo varie collaborazioni con i commercianti, con la passeggiata enogastronomica a settembre che deve essere confermata e poi vediamo un po' per volta. Aspettando il torneo del prossimo anno. Esatto, sì, tipo tra 2 mesi ricominceremo a lavorare in previsione di quello del 2024. Allora, i miei componenti, la mia squadra è da ringraziare tantissimo perché lavorano ininterrottamente. Ringrazio anche il comune. Ringrazio i presidenti dei borghi perché comunque quest'anno più che mai siamo stati molto uniti e quindi sono molto contenta anche di questa svolta, quindi ringrazio tutti. 33esimo torneo di maggio, finalmente si ritorna alla consuetudine a maggio, siamo qua col vice sindaco Vanni Crisapulli, cosa si prova a ritornare nel torneo? Guarda, questa sera veramente, visto il periodo, la gente ha voglia di divertirsi, di uscire, di fare tutto. Il ringraziamento più grande va alla Proloco, che ha organizzato tutto e tutti quanti i figuranti, tutte le persone che hanno voglia di fare festa e di essere qua stasera a fare festa, una festa genuina, come i vecchi tornei di maggio che io, che visto che sono leggermente datato, ho vissuto. Stasera veramente abbiamo proprio la grande dimostrazione quanto le persone, la gente ha piacere di stare insieme a fare festa, mangiare, bere e divertirsi. Il tempo ci sta graziando fino adesso e speriamo che tenga ancora fino per un paio d'ore e poi vediamo un attimo. Comunque anche stasera è una sera positiva come ieri sera e domani sarà altrettanto. E vi aspettiamo tutti a Quarnier per il nostro torneo di maggio alla corte di Re Arduino. Quindi tanta gente che ha voglia di divertirsi. Assolutamente sì, ma poi basta ingrandire, basta che fai i passaggi sulla gente e guarda, è pieno di gente, giovani, meno giovani, gente che ha vissuto come noi il torneo di maggio e anche dei ragazzini che comunque hanno veramente piacere di fare festa questa sera. Perché ripropongo il mio ringraziamento alla Proloco, che sono veramente stati grandissimi, e tutto l'entourage che c'è stato intorno per fare questa festa stasera, e speriamo di continuare ancora per tantissimi anni.